Da qui con noi ai nostri microfoni Valentino Villanova, benvenuto. Buonasera a tutti, ciao Matteo. Allora Valentino, tu sei fumettista e caricaturista, sei venuto qua anche per, ci hai dato un'esclusiva a noi di Radio Venezia Live Social per il tuo libro Lode al Papiro di Laurea, però teniamoli un attimo in suspense i nostri ascoltatori. Di che cosa ti occupi? Qual è il tuo lavoro da fumettista e caricaturista? Beh, fondamentalmente sono riuscito a trasformare una mia passione in un lavoro e già come è iniziato è bellissimo. Direi proprio di sì, nasco come architetto, ho fatto per anni l'architetto, laureato in architettura, poi la mia passione è sempre stato il disegno, il fumetto, certo. Finché non sono riuscito a trasformarlo in lavoro, un lavoro che mi dà un sacco di soddisfazione. La prima volta che sei riuscito a trasformarla, proprio la tua passione in un'attività lavorativa, cosa hai pensato, quali sono state le tue sensazioni? Fantastiche, è stata un'emozione che continuo a vivere giorno dopo giorno, perché... Certo. Anzi, vorrei ricordarti uno dei miei più grandi lavori, che è stato anche il primo lavoro, è stato Alex Dream. Alex Dream è un fumetto aziendale per una banca del nostro territorio, certo, che continua ormai a essere ricercato dai piccoli lettori ormai da 7 anni. E quindi anche motivo di orgoglio, certo. Molto orgoglio, e orgoglio ancora più grande quando scopri che i piccoli lettori conoscono i tuoi personaggi, ti chiedono di disegnarli per loro quando ci, certo, conoscono. Quindi questa... è qualcosa di bellissimo questo, Valentino. Ma cosa ti piace? Cioè, come fai a inventare, magari col fumetto, come fai a inventarti i personaggi e tutto quanto? Beh, c'è un grosso lavoro dietro, sembra molto istintivo e molto intuitivo, in verità c'è un lavoro che occupa veramente tanto tempo, lavorando soprattutto per aziende. Le aziende hanno dei messaggi da trasmettere, quindi i personaggi devono incarnare, se si può dire, anche se sono di carta, devono incarnare tutti gli ideali che l'azienda vuole trasmettere al suo pubblico. Quindi non si può permettersi di sbagliare, anche in base al tipo di pubblico. Il pubblico può essere il bambino, può essere l'adolescente, quindi due realtà completamente diverse. Possono essere gli adulti, quindi, certo, linguaggio diverso, linguaggio visivo diverso, e questo è il mio lavoro. E questo è anche la tua passione. Assolutamente sì. Ma Valentino, andiamo adesso anche a leggere, cioè a dire del Lode al Papiro di Laurea. Andiamo a presentare un po' questo libro. Innanzitutto, cosa c'è? Cosa possiamo trovare in questo libro? Dalla regia poi le mie colleghe hanno detto che c'è anche un personaggio che mi assomiglia, tra l'altro. Dopo lo mostreremo. Certo, certo. Allora, Lode al Papiro di Laurea è un libro che è stato pubblicato recentemente. L'ho pubblicato assieme a Fred, un noto cabarettista padovano che molti conosceranno probabilmente per Beppe e Maria Show. Certo, certo. E con lui abbiamo scoperto che c'era un buco editoriale nel fatto che non c'è stata ancora nessuna pubblicazione riguardo al Papiro di Laurea. Una cosa che non può essere assolutamente né tralasciata né abbandonata. Assolutamente. Quindi ci siamo dedicati, anima e corpo, io con i miei disegni, lui con la sua verve. Lui l'ha scritto completamente, un percorso che porta il lettore in modo molto ironico a scoprire il papiro dalle sue origini, quindi dalla storia, al come si realizza, quindi dal disegno alla caricatura, quindi che... la mia parte, al testo in rima vergata, in modo che sia molto comico. Quindi quasi una storia. È la vera e propria storia del papiro, come si costruisce un papiro. Certo, anche poi ovviamente disegnata, la storia disegnata di come si costruisce un papiro. Assolutamente sì, infatti vorrei dire che il 50% è scritto, il 50% è disegnato, okay, in questo libro, quindi... è divertente anche da... Assolutamente, non solo da leggere ma anche da guardare i disegni come sono fatti. Un sacco di idee anche per i ragazzi che andranno a fare il papiro per i loro amici, quindi... Perché voglio dirti una cosa, mi sono accorto che il papiro di Laurea era una cosa, una tradizione nata a Padova. Certo. Veramente tanto tempo fa, ma che ha vissuto il suo periodo d'oro dagli anni 50 al 2000. Gli ultimi anni si sta un po' perdendo questa cultura, i ragazzi magari la conoscono meno, la vedono come una cosa legata più alle tradizioni dei genitori piuttosto che ai fratelli più grandi, e quindi io, che ne ho veramente disegnati tanti papiri, mi rendo conto che
Si sta un po' affievolendo l'interesse verso il popolo. Beh, guarda, io ti dirò, cioè, con la mia compagnia, quando si è laureato un mio amico Gigio, sarei felice che ti ho citato in radio, gli abbiamo fatto il papiro di laurea ed è rimasto molto, molto soddisfatto, anche molto contento. Cioè, abbiamo voluto portare avanti questa tradizione. Ma infatti è per questo che stiamo lottando strenuamente per portarla avanti. E ti dirò di più, al Papiro ha partecipato anche l'associazione Unipapiro. Unipapiro nasce a Padova, è un'associazione che cerca appunto di riportare in auge la tradizione del papiro e della goliardia padovana. Quindi quando ha scoperto questo progetto si è data da fare per legarsi al progetto e a sponsorizzarlo veramente molto intorno all'ambiente universitario. Certo, alla fine appena hai scoperto che tu ti stavi lottando per il papiro, avevamo un intento comune. Esattamente. Poi Valentino, ma possiamo mostrare anche in camera? Purtroppo i nostri ascoltatori non lo possono vedere, però lo potranno faccio vedere la copertina, certo. Faccio vedere qualche illustrazione all'interno che sono anche molto belle, molto caratteristiche, ricordano tantissimi papiri, sono proprio belle. Poi dov'è quello che mi assomiglia? Anche le mie colleghe. Adesso Matteo te lo trovo. Per fare sghignazzare anche un po' le mie colleghe in regia, che tra l'altro sono rinchiuse in regia. Questo è il tuo sosia, non so se si vede bene. Questo è il mio sosia, in effetti mi assomiglia un pochino. E ti dirò di più, che questo ragazzo, anche lui, come te, è uno speaker radiofonico. Perfetto, quindi anche un collega. Quindi un tuo collega. Mi metterò in contatto. Ottimo. Intanto la mia collega in regia se la ride. Ridi. Allora, Valentino, che cosa ti piace di più del tuo lavoro? Il bello del mio lavoro, devo dire, che ogni giorno ti permette di variare, di scoprire realtà nuove, di metterti nella mente di aziende, di realtà completamente diverse dalla tua, e seguendo il marketing illustrato devi esattamente ragionare come ragionano loro. Assolutamente, penso sia fondamentale quello che hai detto. Valentino, comunque adesso andiamo a dare anche qualche dato ai nostri ascoltatori. Ben volentieri. Abbiamo qui ai nostri microfoni Valentino Villanova, fumettista e caricaturista. Abbiamo presentato il libro Lode al papiro di laurea. Il numero di telefono è il seguente: 349 83 75 78 7. L'indirizzo: lavori presso il tuo studio in via Piero Bon 2 Massanzago a Padova. L'indirizzo email per qualsiasi informazione e chiarimento: info@valentinovillanova.it, la pagina Facebook Valentino Villanova e l'account Instagram Valentino_Villanova, dove mi raccomando, pagina Facebook e account Instagram, seguiteli e like a tutte le foto, perché se lo merita veramente, ma veramente tanto. Il sito web www.valentinovillanova.it, ultima ma non ultima anche la nostra pagina Facebook, che è Radio Venezia Live Social. Sull'account Instagram, ma con cosa ci potresti stupire? Dacci un po' un accenno. Sull'account Instagram? Sì. Lì è molto interessante perché continuo a postare video in cui sto disegnando, quindi bellissimo, rapidi anche sketch in cui mi si vede all'opera. È bellissimo, anche ci sono i retroscena di te al lavoro. Dietro le quinte. È bellissimo, anche perché noi vediamo solo la parte finale di quello che fai, però il dietro le quinte lo sai solo tu. Poi se ci fai entrare anche un po' dietro le quinte, incuriosisci. Ben volentieri, vi aspetto tutti, certo, mi raccomando, certo. Venite a trovarmi. All'account Instagram Valentino_Villanova. Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, come alla fine di una tua creazione, di un tuo disegno, ci dobbiamo salutare. Hai il piacere di salutare qualcuno però? Ma ben volentieri, intanto saluto Fred, che non è qui con noi, però che è parte integrante, è il 50% del libro. Ci starà ascoltando. Abbiamo presentato. Vorrei ringraziare Cesare Granati, che è il presidente di Unipapiro, e soprattutto Walter Basso, che è il mio editore della casa editrice La Scantabauchi. Certo, Scantabauchi è anche un bel nome, Valentino, un bel anche detto padovano. Io ti ringrazio per essere stato qui ai nostri microfoni, mentre voi, amici Radio Venezia, ricordatevi che abbiamo presentato il libro Lode al papiro.